pochino forse di amaro in bocca, visto quello che si è visto in campo, soprattutto nel primo tempo forse. Sì, lascia l'amaro in bocca perché insomma subire gol in quel modo dispiace. È vero che loro il secondo tempo hanno alzato un po' il baricentro, però oltre all'occasione del gol non sono mai stati di fatto pericolosi, quindi subire gol dispiace, perché anche già in campionato era successo che abbiamo visto dopo i dati della partita contro la Cremonese, con 32 secondi di possesso palla nella nostra metà campo sono riusciti a farci dei gol, quindi dispiace, sarà un punto su cui lavoreremo in settimana, cercheremo di migliorare e di farsi trovare pronti in campionato e al ritorno in Coppa. Al tempo stesso forse è un 2-1 che prima avremmo firmato? Ma non si può dire a posteriori, non si può dire a priori, perché quello che ci tengo a dire è che quando è uscito il Twente tutti subito a farsi la bocca, la squadra peggiore, però io vorrei vedere loro quando hanno visto che gli è toccata la Fiorentina cosa hanno pensato, perché credo che dopo l'anno scorso ci meritiamo il rispetto di tutti, e credo che anche gli altri quando debbano giocare contro la Fiorentina un minimo di paura penso che ce l'abbiano. Paura che vi siete naturalmente guadagnati sul campo, Fiorentina che ormai ha un'identità, oggi praticamente siano cambiati 7 undicesimi, nonostante questo un primo tempo mostruoso direi, mi permetto di dire, secondo tempo forse sì un po' calati, però insomma una bella partita da parte della squadra. Questo è, ne va dato merito al Mise, che tiene tutti sugli attenti durante la settimana, aumenta la competizione che c'è nei vari reparti, e questo può solo giovare all'organico, alla squadra e ai risultati che poi si vedono in campo. Tu sei ormai un veterano, leader, uno che conosce bene la squadra, ho impresso il momento in cui sei uscito che hai spiegato ai ragazzi giochiamo con la testa, stiamo concentrati, può darsi, è stata questa l'indicazione? Sì, perché comunque il secondo tempo, come ho detto, loro avevano alzato il baricentro, è vero che non hanno avuto occasioni importanti al di là del gol, però stavamo tra virgolette un po' soffrendo, quindi l'importante era entrare concentrati, lavorare per la squadra e per portare a casa il risultato, perché capisco che quando entri dalla panchina è normale uno voglia determinare e cercare di fare bella figura, però ci sono delle situazioni dove l'importante è il gruppo e portare a casa il risultato, e quello che ho cercato di dire a Dodò e a Christian quando sono entrati era questo, di mettersi a disposizione per la squadra se c'era bisogno di sporcarsi di farlo, però l'importante era portare a casa il risultato. Il mister vi ha detto qualcosa, sugli spalti invece il presidente è commesso a soffrire insieme a voi? Come soffre il presidente fuori, soffriamo noi in campo, c'è proprio questa unione di gruppo tra la società e il gruppo squadra. E il mister ha detto cose su cui dobbiamo lavorare, su cui dobbiamo migliorare, ci ha fatto però allo stesso tempo anche i complimenti per quello che sono state le cose fatte bene e da quali dobbiamo ripartire. Senza tanti discorsi, adesso si chiude il capitolo andata del preliminare, si pensa già a Empoli. Certo, come siamo stati abituati a fare l'anno scorso, che comunque abbiamo fatto varie infrasettimanali, giocando ogni 3 giorni non c'hai tempo per pensare troppo alla partita d'estate, ma devi subito cambiare registro, voltare pagina e pensare alla partita successiva. Bravi e complimenti. Grazie, ciao.